Buongiorno femmini e benvenuti in questo nuovo, nuovissimo vlog. Come potete vedere dalle mie spalle ho il computer acceso. Sto editando il vlog per domani. Mi avete dato a lavoro, sono le 6 meno 4. Io tra poco avrò finito di editare e esportare il vlog e stavo pensando di fare c'è qualcosina in casa perché oggi mi tocca anche la scala, mi tocca lavarmi anche la scala. Io ieri ne ho approfittato e mi sono lavata la inchiera, per cui ora me la devo soltanto spassare e lavarmela. Per cui ho detto, una volta che ho finito con il vlog, vorrei iniziare a fare qualcosa, però il problema è quello. Ora posso fare, cambio delle lenzuola, spolvero e vedi camera da letto. Poi mi dovrò fermare, perché fino alle 8 io non posso, fino alle 8 io non posso passare l'aspirapolvere fino alle 8, per cui faccio solo il cambio delle lenzuola, spolvero, mi faccio i vetri, lo specchio e poi non posso fare più niente, che poi dovrò assolutamente aspettare che si faranno le 8 per passare l'aspirapolvere. Ora avete un attimo, quanto avrò finito di editare e esportare il vlog, vediamo un attimo. Ho finito di esportare il vlog, l'ho anche programmato su YouTube per domani mattina le 7 meno 4. Io mi so la fare copri materasso e copri fete, per cui il letto non lo posso fare, visto che prima vi ho detto che ieri mi sono pulita tutta la inchiera delle scale. Visto che mi tocca a me, ho pensato di andare a fare un attimo la scala, poi salgo, mi pulisco casa, le mie pulizie settimanali, mi faccio una bella doccia e un bel ciappo dopo. Perché? Esatto che il letto non lo posso fare, che ho i copri materasso e le copri fete a lavare, potrei soltanto pulirmi i vetri, lo specchio e spolverare. L'aspirapolvere non la posso passare, per cui dovrei fare queste tre cose e poi fermarmi. E io ho pensato, mi vado a pulirmi prima la scala, così dopo pulita me ne salgo, mi inizio a pulire casa, le mie pulizie settimanali e poi dopo che avrò finito di pulirmi casa, prendo e mi faccio un bellissimo bagno e un bellissimo inciampo. Ho pensato bene? Eh sì, perché così pulendomi la scala a quest'ora
non stanno nemmeno le persone che c'entrano e salgono, perché l'altra volta che la feci, cioè 20 giorni fa più o meno, la feci alle 11 e mezza, perché capitava sempre il sabato, che mi capita le pulizie settimanali. Mi feci prima le pulizie e poi mi feci la scala. Erano le 11 e mezza e stavano le persone, in cui la mia vicina di casa, no, Caterina, l'altra, che saliva, saliva e scendeva lei e marito, e non vi dico, i capelli si iniziano a salsi, per cui, e mi dà fastidio, per cui ho pensato che me la faccio adesso, così non salgono e non c'entra nessuno, e mi tolgo il pensiero, e ora vado a preparare il secchio e la scopa per spassare la scala. E scusatemi se sono ripetitiva, scusate. Eh sì, avete ragione, sono in bagno, ma mi sto riempiendo la vasca di acqua, così mi faccio un bagno bello rilassato dopo, dopo aver pulito tutta casa, aver fatto la scala, per cui mi merito un bel bagno rilassante, che poi oggi pomeriggio non lo so se c'entriamo oppure no, perché ti ripeto, tutto da questo tempo come si mette, perché mentre c'è sole non ci sta, mentre va caldo ti è venticello, per cui ti ripeto, tutto dal sole, però intanto io mi merito e mi scuso se sono ripetitiva, ma mi merito un bel bagno caldo, rilassante. Mi sono lavata, ho fatto un bagno di 20 minuti bello rilassante. Poi mi sono lavata i capelli, non me li piastro, me li sono semplicemente asciugati con fono. Non me li voglio piastrare né ora e né tantomeno quando esco oggi pomeriggio, per colpa di questo teppaccio, perché è brutto in tempo e non voglio, diciamo, perdere tempo a piastrarli con questo bruttissimo tempo che c'è. Devo abbassare un attimo le sedie, piegare la tovaglia e i sovrinaggi della cucina e poi relax.
vedere che non vi dico bugie, ho messo il timer e ho fatto 15 minuti di secret per il momento, perché poi piano piano andremo a aumentare e ci faremo la nostra mensola di secret, sempre per la serie che voglio intornare dalla nutrizionista. Ciao! Lo conoscete? Io no, chi sei? Piacere, Enzo! Chi sei? Eccola qua la mia patana! È tornato papà da lavoro, mamma! Vabbè, io ora mi metto i fornelli per cuocere la pasta, se no non si mangia! Siamo accesi un attimo, ora siamo tornati, il tempo fa schifo perché sta piovendo, per cui che ne parliamo a fare? Comunque, si è preso i biscotti, i friolini, poi il caffè, si è preso il latte. Dico sapendo perché la mattina la colazione la fa soltanto esclusivamente lui. Il pane per stasera. E si è preso l'hamburger. Se l'ha preso lui perché stasera io non mangio. Poi ho fatto un acquisto in un negozio che io non ci sono mai stata, H&M, eccola qua, per 10 euro mi sono presa questo pantaloncino corto per stare in casa, oppure a luglio se voglio andare a mare, sempre se voglio. Poi da Piazza Italia non ho copiato nessuno, ve lo dico, c'è in pantenza, l'ho vista e mi è piaciuta, mi sono presa questa canottiera per 3,95 euro rossa. Sempre per stare in casa perché fa caldissimo, io ho sudato, sono tutta sudata. Poi mi sono presa quest'altra maglietta, aspettate, eccola qua, con la bocca e con la ciliegia, sempre 3,95 euro, sempre per stare in casa. Questo è un piccolo shopping che ho fatto per ora in casa, poi comunque devo andare a comprarmi qualcosa per quanto esco, perché non ho più nulla dell'anno scorso, per cui mi devo, tra virgolette, rifarmi qualche roba nuovo. Il vlog finisce qua, non ci vediamo domani con un nuovo blog. Ciao!